Ciclo turisti. Buon sabato. Non avevo mai messo la sveglia alle 6:30, ma è finito che sono le 8. Adesso racca tutto, sistemo la bici e riparto subito. Sento già che sta iniziando a fare caldo. No buono. La bici è quasi pronta, però mi sono appena accorto che stanotte deve essere successo qualcosa di strano, perché tutti questi gusci di... c'è una muta, cos'è? Cioè, sono tantissimi, sono ovunque. Ma sono cicale queste? Sono sconvolto. La prima cosa che faccio però è la pipì. Posso così? Sì, ok, ciao. Ciao, buona giornata. Adesso si può partire. Sono le 9:30, ci ho messo un sacco di tempo. Ce l'ho fatta partire. Tardissimo, è tardissimo. Che è partito una settimana fa dalla Germania, ha fatto 1200 km in 7 giorni con le montagne in mezzo, pazzo completo. Io adesso invece sto uscendo verso Orbetello e lui proseguiva verso Roma. Orbetello credo che sarà l'unica, diciamo, visita turistica che faccio, perché comunque è già tardi, il sole picchia e devo fare tanti chilometri. Così, c'è un mulino abbandonato in mezzo alla laguna. Ok, molto bello l'Orbetello con la sua laguna, ma secondo me con il drone ce la godiamo ancora di più. Facciamolo volare. Dite raga, ne valeva la pena? Secondo me sì, ci stava a fare questa deviazione, però adesso testa di nuovo alla strada, bisogna arrivare a Roma entro sera, cioè non vorrei arrivare di notte, che io ve lo dico sempre, se vi stanno piacendo questi video che vi sto portando sul canale, lasciate un pollicino in su sempre e iscrivetevi soprattutto, così mi aiutate a capire se quello che appunto sto pubblicando vi piace ed è bello, insomma, perché se non è bello non pubblico più. La macchina là davanti mi ha incitato. Figata. Non succede mai, ma quando capita ti casi a bestia. Lunga vita chi ha inventato il Polase, ragazzi. Sempre sia lodato. Ciao Orbetello. Si ritorna sulla strada per Roma. Anche loro sono di Milano, però non vanno verso Roma, vanno verso la Puglia.
Io li amo i cicloviaggiatori, li amo tantissimo. Buon viaggio ragazzi. Ciao. In bocca al lupo. Che belli che sono i viaggiatori in bicicletta. Loro arrivano fino a Santa Maria di Leuca in Puglia. Wow, che spettacolo. Ho lasciato l'Aurelia, finalmente. Adesso faccio un po' di chilometri sulla provinciale litoranea e magari andrò un po' più lento perché passo nelle città, però sono sicuramente, mi sento più sicuro. Si percepisce il caldo dal video? Eccolo lì. È sempre divertente. Come vi dico sempre ragazzi, quando vedete dei ciclisti in difficoltà fermi per strada, fermatevi. No, sto riprendendo, sto facendo video perché faccio video. In bocca al lupo. Anche a te, buon viaggio. Nel caso quando si sta per risgonfiare, se ce n'è ancora nella bomboletta, ne mettete altra. Sì, 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 tanto è veloce. Grazie. Ok, in bocca al lupo. Dicevo, come è capitato anche gli scorsi giorni, quando vedete un ciclista a bordo strada che sembra un attimo in difficoltà, voi fermatevi sempre. È un gesto di educazione, di solidarietà tra ciclisti, ecco. Questi non mi sembravano tanto dei ciclisti, stanno facendo una passeggiata con la bici elettrica, però fermatevi sempre ragazzi. Guardate un po' dove sono. Non male, non male, non male. Un'oasi naturale di Burano, come ho letto, un'oasi del WWF. Ci sarebbe da farci volare il drone, però non posso proprio fermarmi. Ho fatto solo 37 km, me ne mancano, boh, credo più di 120. Purtroppo la pacchia è finita e vado a riprendere l'Aurelia. E sono anche ufficialmente entrato in Lazio, quindi bella emozione. Ah, un po' di freschezza alle gambe. Spesina da Coop, Airgate Ozzo e due banane. È l'1:20. Picchia. Lentissimo, mi sono dovuto fermare. One hour later. Questa Coop mi sta piacendo e siccome ho realizzato che sono le 2:20 e non mi muoverò sicuramente prima delle 3, ho preso anche una focaccia e dei biscotti Oreo che a me piacciono un sacco, però sembra che a tanta gente non piacciono. Non so perché. One hour later. Focaccia e Oreo mangiati. Sono le 3:15 e a Roma mancano 120 km, sarà tosta, quindi cercherò di fare un non stop. Ciao caro. Caschetto allacciato e si riparte. Oh, che botta ritornare al sole. Forse è anche meglio se mi metto un'altra razione di crema solare. Ah, tra l'altro non vi ho detto che ho riempito le borracce e sono anche andato in bagno all'interno del supermercato. Questo è un piccolo trick che penso che molti di voi sapranno già. Dentro i supermercati spesso c'è un bagno disponibile ai clienti oppure un bagno di servizio. Se chiedete gentilmente di riempire le borracce, specialmente se avete appena acquistato, tendenzialmente vi fanno sempre andare. Ma quante perle vi regalo, ragazzi? Ma quante perle vi regalo? Non lo so. In realtà everybody, everybody, everybody make it bounce. Ah, mi è arrivato un po' di acquetta. Ci voleva, anche perché ci sono 37 gradi e sono le 4:15. Oh, qua iniziano a diventare aggressivi, con la guida. Dunque,
per essere a meno di 80 km da Roma. Sono le 5, un caldo assurdo. Pedalando sull'Aurelia, più o meno il panorama è tutto uguale. Di là c'è il mare in fondo, non so se si vede, di qua campi coltivati, aziende agricole, e almeno da una decina di chilometri, soprattutto quando sono uscito dalla zona più lungo il mare, c'è questo spazio bellissimo al lato della carreggiata delle auto per pedalare. Sarà casuale, non sarà casuale, non lo so, però non posso fare a meno di notarlo. Ci sta, è perfetto. Al mio arrivo mancano meno di 60 km, ma io sono già a terra. Non vedo l'ora di arrivare a Roma perché ho proprio voglia di riposarmi. Però nel frattempo continuiamo a pedalare. Fontanella nel mezzo del nulla. Non dico altro. Sono a 35 km dalla meta, sono in vicinanza di Fiumicino. Le forze iniziano a mancare perché sono veramente stanco, sono quasi le 8 e sto pensando di prendere i mezzi per fare l'ultima parte in città, perché cioè voglio arrivare al cartello con scritto Roma, poi non lo so. Ragazzi, con questo tramonto romano ho deciso che non arriverò a casa della mia host direttamente in bicicletta, ma prenderò la metro per un pezzo. Dovrei tagliare circa una decina di chilometri, che non è male, perché sono stati giorni veramente duri questi. Oggi è stato particolarmente caldo, poi è un po'... mi sento un po' ferito nell'orgoglio, però devo dire che ci sta. Io sono un testone, cioè mi metto degli obiettivi, voglio portarli a termine, però devo ammettere che oggi sono veramente a pezzi. Sono da solo. Sono alla stazione della Muratella, è la cosa più vicina a cui sono riuscito ad arrivare a Roma, però sono entrato nel grande raccordo anulare, quindi è come se fossi arrivato a Roma. E tra 5 minuti c'è un treno che scende alla stazione della Tuscolana e lì poi saranno altri pochi altri chilometri verso casa dei miei host. Più che altro io ci sarei arrivato, vediamo quanti chilometri erano da qua. Da qua erano 17 km, sono le 9, in un'oretta sarei arrivato alle 10, però il fatto è anche questo, sono ospite e tra l'altro le persone che mi ospitano domani lavorano, quindi tra l'altro così debotto, senza niente, sono amici di amici e insomma mi pare un po' brutto presentarsi alle 10 giusto perché voglio fare l'impresa e arrivare fino alla fine, quindi adesso si prende il treno e poi in realtà dalla Tuscolana sono altri 5 km, quindi si pedala lo stesso, oggi si pedala, solo si pedala, siamo arrivati a 165, wow. Ci siamo, prossima fermata. La persona che mi ospita mi ha già detto che percorrerò la famosa Tuscolana, che è la ciclabile sulla Tuscolana. Sembra molto interessante, quindi Roma-Tuscolana scendo, ciclabile della Tuscolana. Molto, molto bene. La disponibilità. Vediamo se riesco a trovarla. Ciao! Ciao! Ciao. Ah, è arrivato! Sì, sono arrivato! Ma a un certo punto qua è finita la ciclabile. Sì, ma però ricomincio, vedrai. Vai, ti seguo. Yeah. Bene signori, docciato, mangiato e sono ospite di altri viaggiatori in bicicletta, quindi davvero fantastico, è sempre bello trovare altre persone appassionate di viaggi con cui parlare la sera.
e sono super contento, sono zona Quadraro, Roma, che è una zona interessante, carina, domani magari me la giro ben bene. Però per adesso vado a Nanna perché comunque alla fine oggi ho pedalato tanto. Trovate la traccia di Strava come al solito qua sotto in descrizione. È davvero una bella soddisfazione essere arrivati nella capitale, essere arrivati a Roma partendo da casa. Sono arrivati in tante altre città grosse, però ha un sapore diverso essere arrivato qua. Sono veramente super contento, ragazzi, non so che altro dire. Non è che sono deluso che non sono arrivato qua in bicicletta pedalando, perché oggi non era proprio la giornata, ho fatto tanti chilometri, mi sono alzato tardi, faceva un caldo veramente assurdo, la strada era molto impegnativa su e giù, però magari di questo ne parlerò in un altro video. Io spero nel frattempo che questo vi sia piaciuto, così potete lasciare un bel pollice in su, iscrivervi al canale e noi ci rivediamo sempre qua prossimamente con la prossima tappa di questa avventura che un po' l'ho sottovalutata, non la pensavo così impegnativa, ma anche di questo ne parleremo in un prossimo video. Attivate la campanella così ricevete una notifica quando pubblicherò il prossimo. E vabbè ragazzi, come sempre, buone pedalate a tutti e ci vediamo al prossimo video, ciao!